Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di Scotch Brite, parliamo di Extreme. Allora, queste sono le retine un pochettino più dure per pulire molto velocemente, due volte più efficaci di una retina normale, nuova tecnologia, vediamo un pochettino cosa puliremo. Puliremo questo piccolo pentolino in acciaio inox per induzione, dove sono stati cotti comunque dei maccheroni e si sono un pochettino attaccati. Allora, togliamo un attimo la nostra confezione, facciamo un attimo vedere la differenza tra le due spugnette. Allora, sia questa qui, vedete, ecco qua come è fatta. Prendiamo l'altra spugnetta che sta lì, giro un pochettino, vedete la differenza? Quindi ora vediamo un pochettino come pulisce direttamente la spugnetta. Mettiamo leggermente un poco di sapone, una goccia, che questo è concentrato, giusto una goccia. Mettiamo un poco d'acqua calda all'interno, facciamo un attimino prima uscire un poco d'acqua calda. Andiamo a riempire un attimino, aspetta un attimo, possiamo prima svuotare un pochettino il nostro pentolino, vedete che rimane comunque attaccato. Ok, ora puoi agire, vediamo un pochettino come funziona. Andiamo a vedere, togli un pochettino, facciamo un pochettino vedere, guarda, hai fatto giusto poco a poco, abbiamo fatto, guardate, vedete, già immediatamente, guardate, si è immediatamente tolto, vedete? Cioè è stato passato un secondo solo, quindi la spugnetta agisce bene, però rimane un pochettino sporca all'interno, però poi l'andremo a lavare molto bene, però vedete come pulisce bene. Quindi ragazzi, cosa dire? Per me la spugnetta funziona bene, sicuramente è meglio di quest'altro modello che comunque è meno aggressiva, ma ricordo di non utilizzarla mai con diciamo, i prodotti antiaderenti, ma bensì con il, diciamo, direttamente pentolino in acciaio inox, se non utilizzare con gli antiaderenti oppure direttamente all'interno in ceramica antiaderenti, come ad esempio la moneta. Quindi ragazzi, io per me è tutto, con Scotch Brite ho terminato, ci vediamo alla prossima recensione, ciao ragazzi!